Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni insieme a Francesco. Salve a tutti. Perfetto, il microfono è perfetto. E siamo qui con la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Oggi cambiamo un pochino l'argomento del giorno. L'argomento del giorno avrebbe potuto essere chiedersi il perché delle cose nel crogiolo del male, e invece lo saltiamo, tanto perché da un po' di tempo non faccio quasi più rassegna stampa e ho lasciato, cioè ne ho un mezzo quintale che mi porto dietro ogni volta. E niente, ci giochiamo con Wojtyla oggi, con la sua Fides e Ratio. Per cui, se i radioascoltatori sono in ascolto, cioè se sono interessati, commenteremo io e Francesco insieme i passaggi più significativi della Fide e Ratio. Naturalmente vi leggerò un pezzo e poi io e Francesco lo commenteremo insieme. Va bene, Francesco? Sì, d'accordo, anche perché appunto ci sono delle cose che sono veramente incredibili. Comunque verranno fuori man mano durante la discussione. Certo, naturalmente io prendo dal gazzettino del 16 ottobre. Ci sono 8 punti della Fede Ratio che vengono definiti i più significativi. A noi va benissimo sia questi che altri, però abbiamo questi e commentiamo questi dal nostro punto di vista. Per cui faremo una trasmissione assolutamente nuova, vedremo un attimo cosa salterà fuori, dopodiché daremo il via alle telefonate. Prima di andare in trasmissione vi ricordo che presso la libreria Sottomondo in Treviso, via Tolpada 11, il telefono è 04 22 54 0409. Presenterò i libri, i fenomeni di premorte interpretati dalla stregoneria dal paganesimo politeista e ciò che porta a diventare eterni nella religione dell'antica Roma. Questi due libri il 31 ottobre 1998, sabato, il giorno di Halloween, alle ore 17. E niente, praticamente presenterò questi libri, naturalmente terrò altre due conferenze, Giorni Saturnali e i Lupercali, cioè in dicembre e in febbraio, dove presenterò il libro dell'Anticristo e Gesù di Nazaret e l'infamia umana. Del Gesù di Nazaret e l'infamia umana ne parlerò nella seconda trasmissione alle ore 19, per cui l'appuntamento è il 31 ottobre 1998, il giorno di Halloween, alle ore 17, presso la libreria Sottomondo in Treviso, via Tolpada 11. Ricordate, la conferenza comincerà puntuale alle ore 17 e dopodiché seguirà un dibattito, insomma, a seconda degli ascoltatori che ci saranno. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo, Piazzale Parmesan 8 Marghera, e vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi di Politeisti, che Casella Postale 53, Marostica, Vicenza. Beh, vi do anche il numero del telefonino, visto che ce l'ho sotto mano. Il numero del telefonico dell'istituto è 0338 39 17 27. Ripeto, 0338 39 10 727. E niente, al telefonino potete lasciare giù qualche messaggio quando volete, come volete. Comunque ricordo sempre che la cosa importante è che poi è la conferenza del 31 a Treviso verso la libreria Sottomondo in via Tolpada 11, che lì sarà la possibilità anche di incontrarsi direttamente per poter parlare anche direttamente di tanti argomenti, oltre a quegli argomenti che vanno presentati durante la conferenza. Certo, ci possiamo anche conoscere, ci possiamo anche litigare, prendere a pugni, discutere, chiacchierare, quello che volete. Là diventerà un luogo di incontro, penso, la libreria. Vedremo un attimo cosa poi scaturiranno le cose. Le cose si trasformano sempre. Bene, allora appuntamento giorno 31 ottobre presso la libreria Sottomondo di Treviso. Io sto preparando la conferenza, spero di fare una buona esposizione, e se non farò una buona esposizione farò quello che posso, come diceva mio nonno, tu provaci sempre. Bene, cominciamo allora questo ragione. Ah, naturalmente ringrazio Alberto per la sua evocatio che mi ha mandato, anche se evocare un Dio inesistente è un'evocazione inesistente. Per contribuisce a creare un nuovo Dio, almeno. I cristiani ne hanno uno, noi possiamo permetterci il lusso di averne anche uno nuovo. Sì, beh, non è che ci preoccupi più di tanto. E ringrazio sempre il mio amico poeta Lucente per le sue bellissime ritagli, bellissimi pezzi, un anticlericale storico praticamente, che mi manda sempre i suoi lavori, con l'effigie della Teresa di Calcutta timbrata, pestata. Comunque ve lo leggerò questo perché è molto bello.
Va bene, Francesco, cominciamo allora questa sì. discussione. Allora, cominciamo dal punto primo. Li numeriamo così. Punto primo. Dice Wojtyla: la fede e la ragione sono come le ali con le quali lo spirito umano si innalza verso la contemplazione della verità. Allora, innanzitutto cominciano ad esserci degli errori fondamentali. Ragione e fede sono in contraddizione assoluta. O si usa la ragione per affrontare la vita, o si usa la fede, cioè si nega la ragione per accettare la follia. Per cui ragione e fede sono in contraddizione. Però questa contraddizione gli va molto bene a Wojtyla, perché dice che questa cosa che non esiste alzerebbe le ali con le quali lo spirito umano si innalza verso la contemplazione della verità. Cioè una cosa assoluta che sta al di là della ragione viene raggiunta mediante la fede, per cui la ragione viene piegata a una verità che viene imposta dalla fede. La fede impone alla ragione come lei deve strutturarsi per adeguarsi alla verità. La verità imposta, la verità come distruzione della ragione. Cioè, e questo è il passaggio, è importantissimo questo. Siccome Wojtyla non può negare l'esistenza di una ragione attraverso la quale l'essere umano affronta il mondo, descrive la vita, descrive le contraddizioni, antepone come elemento a priori al fare della ragione, il modo con cui la ragione affronta la vita. Ricordo che non prendiamo telefonate finché io e Francesco non abbiamo finito di chiacchierarcela. Antepone a questo la fede sulla quale piegare la ragione. La ragione non va più a costruire se stessa e ad ampliare la propria descrizione della vita, ma piega se stessa costringendosi ad obbedire alla fede, perché la fede è cecità posta a priori, per cui la verità assoluta viene a negare la ragione. Allora, il gioco qual è che sta facendo Wojtyla? È quella di distruggere la ragione piegandola alla fede. Questo è il gioco di questo passo. Sì, beh, appunto lo fa anche intenzionalmente, cioè nel senso che i cristiani hanno sempre avuto l'astuzia e la furbizia di deformare le parole, di prenderle, di svuotarle ogni significato, e di conseguenza cosa fanno? Loro eliminano ogni possibilità nella società che ci sia un dibattito culturale e che ci possa essere qualcuno che diverso da loro che definisca cosa sono i concetti e le parole, e poi qualsiasi concetto viene svuotato, viene creato uno zombie che è soltanto finalizzato allo scopo di dimostrare che il loro Dio esiste, che poi non esiste. Infatti appunto il termine fede è proprio un termine di ignoranza assoluta, cioè nel senso nel rinunciare alle proprie capacità, alle proprie volontà, alle proprie possibilità per cercare qualcosa. Cosa pongono i cristiani, dicono, fa? Pongono praticamente un preconcetto, pongono uno schema, una visione, dice, se tu non trovi vuol dire che non hai cercato nella maniera giusta, cioè loro si arrogano il diritto di impostare in maniera assoluta qualsiasi cosa, di determinarla, di indirizzarla e di schematizzarla. E dicono, tu puoi trovare solo quello che noi vogliamo, cioè tu non puoi fare una ricerca libera o cercare un significato, un valore. Tu devi cercare quello che noi vogliamo, cioè praticamente è una imposizione della fede. Già la fede è una forma di imposizione, perché praticamente si impongono alle persone con l'ignoranza di subire certi concetti e non si insegna a loro i meccanismi per cui loro possono capire le cose. E questo dimostra chiaramente l'intenzione di dominazione. Se poi noi dopo leghiamo ai comportamenti che abbiamo avuto in questi ultimi periodi, prendiamo cioè anche argomenti di attualità, abbiamo visto che è uscita questa enormina cavolata dell'enciclica Fede e Ragione, che tra l'altro hanno compiuto nell'enciclica Fede e Ragione già un esproprio, cioè nel senso sono appropriati di un termine che non è mai cristiano. Il Papa ha avuto la faccia tosta, la bestialità, di appropriarsi di una frase che c'era sull'antico tempio greco, che era conosci te stesso. Io l'enciclica non l'ho vista sulla cartacea, l'ho vista sul sito internet del Vaticano, e vado a vedere Fede e Ragione e mi viene fuori conosci te stesso. Cioè il punto in cui si arriva di menzogna, di falsità, e d'altronde non io, ma moltissimo hanno detto fa, i cristiani sono stati bravissimi, sono arrivati al punto di falsificare la storia dell'uomo trasformandola in protostoria del cristianesimo. Praticamente hanno sempre fatto, quando i cristiani non esistevano, hanno demolito la storia precedente e li hanno ricostruita secondo il loro scopo. Quello che stanno facendo lo stesso col termine filosofia, col termine ragione, col termine fede. Il fede appartiene sempre all'ignoranza. Passiamo al secondo punto, che va a confermare questo punto di vista. Dice, la rivelazione cristiana è la vera stella di orientamento per l'uomo. Ecco che la fede non è altro che la rivelazione cristiana, cioè la stella di orientamento per l'uomo, cioè l'a priori
a cui l'essere umano va piegato. E dice ancora, la ragione e la fede, pertanto, non possono essere separate, senza che venga meno per l'uomo la possibilità di conoscere in modo adeguato se stesso, il mondo e Dio. Dunque abbiamo se stesso come elemento statico, il mondo come elemento statico, Dio come elemento statico. E tutti questi elementi vengono messi a livello a priori, perché? Perché la ragione e la fede non possono essere separati, cioè la fede non può essere separata dalla ragione, altrimenti la ragione costruirebbe il proprio modo di vedere il mondo, il proprio modo di leggere il mondo, e la fede non è altro che un guinzaglio che blocca l'essere umano nel costruire se stesso. Dunque conoscere se stesso in contrapposizione al costruire se stesso, e in contrapposizione a costruire il mondo, in contrapposizione al costruire se stesso in quanto Dio, perché l'essere umano viene assoggettato a Dio. Beh, già il discorso di porre un limite rigido, cioè dire ci sono solo queste cose e ci sono solo queste vie, è già insito nel cristianesimo. Basta pensare che ad esempio c'erano alcuni ordini dei preti che dicevano noi lavoriamo per l'obbedienza cadaverica, cioè nel senso la massima rigidità, quando uno è morto ha la massima rigidità, ha l'incapacità di vedere, di sentire, di ascoltare. È un qualcos'altro, però è un cadavere. E il fatto stesso che loro pongono sempre dei termini rigidi si rifà anche al loro Dio. Cioè noi tutti vediamo che il loro amore va verso un cadavere, cioè il loro Dio cadavere viene esposto in tutte quante le chiese, e questa rigidità cadaverica, questa morte dello spirito, questa morte della vita, nel verso della parola. Basta pensare che fino a pochi secoli, cioè fino a pochi decenni fa, anni fuori dei conventi, si scriveva qui si insegna a morire, e loro hanno insegnato a morire a chi ha creduto in loro, e adesso cercano di fare morire il mondo e anche l'intelligenza e anche la ragione. Questo proprio è la volontà di morte, è la volontà di distruzione, è la volontà di annientamento, cioè il vero nichilismo è nel cristianesimo, perché toglie la possibilità a una persona di essere libera e di non avere pregiudizi o cose prevedute sulle cose. Cioè noi non diciamo che deve essere posto un filtro, una persona deve vedere e deve sentire quelle proprie possibilità, non si deve dire tu vedrai questo, tu vedrai le cose che puoi vedere in base ai tuoi occhi, in base alle tue capacità fisiche, in base anche alla tua intelligenza. E cosa fanno loro? Dicono, impongono l'intelligenza, è quello che noi stabiliamo, noi siamo dei cadaveri e imponiamo agli altri la morte, imponiamo la morte nei corpi come hanno fatto con l'Inquisizione, e adesso cercano di imporre la morte nei cervelli. E passiamo al terzo punto, che va a marcare ancora gli aspetti che abbiamo appena detto. Dice, sia la ragione che la fede si sono impoverite e sono divenute deboli l'una di fronte all'altra. No, la fede che è sempre stata imposta da 1500 anni dai cattolici ha tentato di distruggere la ragione. Quando Galileo ha tentato di dire qualcosa di diverso da quello che era il cattolicesimo, lo hanno preso e hanno detto tu dici questo, noi ti bruciamo. Cioè la fede posta a livello a priori del pensiero a cui assoggettare l'essere umano ha teso a distruggere quello che è stato lo sviluppo della ragione. E dice ancora, la ragione si è curvata su se stessa diventando giorno dopo giorno incapace di sollevare lo sguardo, dice incapace di sollevare lo sguardo verso l'alto per osare di raggiungere la verità dell'essere. Allora, la verità dell'essere non esiste, però esiste una ragione che non riesce a svincolarsi dalla fede. Cioè non esiste la verità dell'essere, però non esiste neanche la ragione che sia riuscita fino ad oggi a svincolarsi dai concetti a priori. Voi non troverete mai un filosofo che non abbia il Dio creatore, che non abbia l'essere assolutamente necessario, che non abbia l'essere assoluto a priori del proprio pensiero, cioè come fine risultante del proprio pensiero. E questo purtroppo è il guaio. Lo stesso marxismo, per esempio, non si svincola dal fatto che l'essere umano è creato di immagine e somiglianza di un Dio, cioè non esiste questo. Per cui la ragione chiaramente si è impoverita, ma si è impoverita proprio perché la fede gli ha messo il guinzaglio. E dice ancora, ne sono derivate varie forme di agnosticismo e di relativismo che hanno portato la ricerca filosofica a smarrirsi nelle sabbie mobili di un generale scetticismo. Ed è ovvio questo, perché? Perché la ragione, con la fede che l'ha bloccata, gli ha impedito di svilupparsi. E dov'è che gli ha impedito? Gli ha impedito di pensare a se stessa come ragione
in continua trasformazione. Ha impedito alla ragione di pensare se stessa in costruzione. Ha impedito alla ragione di dire io sono un Dio che sta costruendo me stessa in relazione agli dèi del mondo che mi circondano. Bene, impedire questo attraverso la fede cattolica è stato impedire lo sviluppo della ragione, perché la ragione è sempre stata piegata alla fede cattolica, al concetto del Dio creatore, anziché a pensare all'essere umano Dio che costruisce se stesso insieme agli altri dèi. Cioè un mondo di dèi anziché un mondo di un Dio padrone. Questo è il guinzaglio, la degenerazione della ragione e della fede. Sì, beh, c'è da fare una considerazione. Certe volte le parole che vengono utilizzate, i termini che qualcuno utilizza, sono la manifestazione del proprio modo di essere. Claudio ha fatto delle citazioni, beh, in queste citazioni c'erano dei termini che erano significativi, che si parlava appunto di impoverimento, curvata su se stesso, il bisogno di innalzarsi, il bisogno di raggiungere e il senso dello smarrirsi. Questi sono tutti quanti termini che sono riferiti alla realtà del cristianesimo, perché il cristianesimo porta sempre un impoverimento del mondo materiale e del mondo spirituale, perché appunto fossilizza tutto su un unico Dio e sul cercare questo Dio. Il fatto di raggiungere è classico nel cristianesimo, cioè raggiungere cosa? Noi non dobbiamo raggiungere il mondo che ci circonda, non dobbiamo raggiungere ad esempio il sole, noi dobbiamo ammirare il sole, noi non dobbiamo raggiungere l'albero, possiamo vederlo. Il fatto stesso è che loro dicono sempre che c'è qualcosa da raggiungersi. E il termine che poi viene utilizzato, quello di smarrirsi, che poi è una condizione loro che viene attribuita agli altri, è un problema loro, cioè è un problema dal punto di vista esistenziale. Il cristiano sa che il suo Dio non esiste e non lo troverà mai. Di conseguenza ha bisogno di far perdere la persona la propria esistenza nel cercare un Dio che non esisterà mai. Di conseguenza dirà tu sei smarrito e devi cercare Dio. Non gli dirà no, tu sei un Dio e puoi cercare e vedere le divinità che ti sono intorno. Le devi percepire. Non hai bisogno di andarle a cercare, già esiste, già il mondo è sacro, già tu sei sacro. No, loro dicono, tu non riesci a vedere Dio, perciò tu sei smarrito, sei impoverito. Ma questo qua, l'usare questi termini, il continuare a proporli e ad attribuirli agli altri, è la dimostrazione della propria condizione. Praticamente tutto quanto viene finalizzato nel ripetere i meccanismi in cui loro sono schiavi, in cui sono distrutti. Logicamente, chi detiene il potere della conoscenza, se si chiama conoscenza, sa che questi termini nessuno troverà mai il Dio dei cristiani. Tutti quanti i cristiani sanno che non troveranno mai Cristo, però fa comodo che le energie degli altri, che possono diventare qualcosa di importante, qualcosa di valoroso, qualcosa di utile per se stessi, vengano sprecate nell'innalzarsi verso che? Verso un cielo che non c'è. Ricordo sempre che i cristiani ponevano il problema del cielo, ponevano anche il problema della manifestazione di Dio. Cioè, quanti cristiani si sono posti il problema di dire, ad esempio, dov'è Dio, come si manifesta Dio? Ad esempio, un santo che io detesto particolarmente, San Francesco, lui diceva, perché Dio non ti manifesti? E l'unica manifestazione che ha avuto San Francesco di Dio era un stigmata, cioè la distruzione del corpo. Praticamente questo è già significativo anche dell'incapacità della divinità che loro vanno a costruire di manifestarsi in maniera concreta, perché è una divinità talmente assurda, talmente staccata, talmente priva di qualsiasi valore, di qualsiasi capacità, che non riesce a manifestarsi in questo mondo. Loro pongono sempre una divisione, pongono sempre un doppio riferimento, sempre questo mondo e il mondo esterno. E questo qua serve sempre a determinare la povertà degli altri, perché ti dicono sempre il tuo mondo è sempre inferiore al mio, quello che tu hai è nichilismo, quello che tu hai è povertà. La ricchezza te la dà Cristo, ma non è vero, Cristo ti dà solo la distruzione, ti dà soltanto l'annientamento, ti dà soltanto la perdita del tempo. E il fatto stesso che il Papa usi continuamente questo termine, impoveriti, curvati su se stessi, che bisogno di si sente smarrito e bisogno di innalzarsi, è chiaramente la missione della propria condizione. E andiamo al quarto punto. Dice, l'uomo per natura ricerca la verità. Questa ricerca non è destinata solo alla conquista di verità parziali, fattuali o scientifiche. Allora, questa è una menzogna. L'essere umano per sua natura cerca la libertà, cioè cerca di muovere tutti quegli ostacoli che gli impediscono la sua trasformazione, il suo divenire, la ricerca della sua conoscenza, della sua consapevolezza. Per cui l'essere umano cerca la propria libertà, il proprio potere di essere, al di là poi delle coercizioni, delle trasformazioni, eccetera. Per cui cerca di costruire se stesso. E il fatto stesso che Wojtyla dice questa ricerca non è destinata alla conquista di verità parziali, fattuali o scientifiche, è una menzogna.
perché l'attività dell'essere umano è destinata alla costruzione. La costruzione non ti dice quale costruzione tu vai a fare, quali mattoni metti insieme, quale cemento tu amalgami. La costruzione è la trasformazione dell'individuo, e la verità non è altro che il momento di trasformazione che l'individuo ha raggiunto. Per cui oggi sono 10 perché ho una percezione 10, domani ho 1000 perché ho una percezione 1000. Per cui la verità è sempre una descrizione della libertà raggiunta. Non esiste la verità a cui piegare l'essere umano. Non esiste un essere umano che si piega a una verità assoluta, perché la verità assoluta sta alla fine del tempo, dove ogni coscienza diventa coscienza universale. Per cui non esiste una verità a cui piegare l'essere umano. Per cui questa è una menzogna che serve per distruggere le trasformazioni dell'uomo. Sì, ecco, il discorso della verità assoluta è tipico di tutte le religioni monoteistiche, però quello che c'è da capire è che appunto la loro verità assoluta è sempre una realtà immateriale, appunto perché non può essere mai realizzata, e di conseguenza questo significa chiaramente l'impossibilità di creare anche la felicità e anche l'impossibilità di dire alle persone voi potete realizzare qualcosa. Io faccio un richiamo ad esempio ad alcune dottrine esoteriche come l'alchimia. L'alchimia pretendeva di modificare il mondo, di modificare le persone, ma non partiva dal nulla come fanno loro, cioè da una volontà assoluta esterna al mondo. Partivano dalla conoscenza della materia. Loro dicevano: io posso trasmutare le cose, ma posso trasmutare le cose che esistono. E voler ricercare una verità assoluta che è irrealizzabile significa chiaramente limitare le sen, come l'ho detto prima, limitare le cose e soprattutto perdere il tempo, cioè nel senso dire: esistono delle energie che vanno nella direzione di trovare, di conoscere le cose, io le indirizzo verso una verità assoluta. Questa verità assoluta perché viene così affermata in maniera così forte anche dal nostro giullare bianco che è Papa Wojtyła? Proprio perché tende sempre a coprire la povertà che loro possono, che loro vanno a creare, che loro manifestano, e dicono appunto: va bene, noi creiamo questa rigidità perché c'è una verità assoluta che ti risolve tutto, ma non è vero. Noi diciamo sempre che quello che è fondamentale non è il ricercare, ma è il ricercare, il creare, il conoscere, il modificare. Cioè nel senso, cose che tutti possono fare. È inutile pretendere di andare a ragionare come fanno loro sui massimi sistemi, che è una cosa assurda. E il comportamento del monoteismo è sempre un discorso di svincolare le persone dalla realtà. Voglio fare un esempio così storico. Quando i turchi arrivarono ad assediare Costantinopoli, invece di difendere la città, i cristiani erano impegnati nella discussione sul sesso degli angeli. E quello che fa il Papa è la stessa. Ti propone una cosa che è assurda, su cui discute, su cui affrontare, affinché uno vada a occupare la propria testa, il proprio tempo, la propria energia, nel capire quelle cavolate che lui va a dire. Ma perché? In maniera tale che le persone non vadano a ricercare delle cose con la propria testa, con la propria indipendenza. Il fatto stesso che i mass media vanno a puntare moltissimo su questo significa chiaramente che esiste una volontà di indirizzare anche la ricerca e anche il dibattito filosofico verso delle cose che sono assurde. Va benissimo, noi sappiamo che queste cose sono assurde, ma la capacità loro di controllo è sempre troppo alta, di conseguenza dobbiamo sempre stare lì a cercare di demolire questa assurdità. Perché proprio l'assurdità della verità assoluta, dell'indirizzarsi sempre verso un qualcosa che sarebbe questo Dio, è sempre la volontà di sradicare le persone del proprio essere. E passiamo al punto 5, dove rappresenta il massimo peso della contraddizione. Dice: il filosofo deve procedere secondo le proprie regole e fondarsi sui propri principi. La verità, tuttavia, non può essere che una sola. E ancora, la rivelazione cristiana, insomma, diventa il vero punto di aggancio e di confronto fra il pensatore filosofico e quello teologico nel loro reciproco rapportarsi. Allora, intanto nella prima preposizione abbiamo una contraddizione in termini. O il filosofo procede secondo le proprie regole e secondo i propri principi, oppure la verità non può essere che una sola. Allora, se la verità è una sola, tu ti devi adeguare alla verità che io ti impongo. Se io procedo secondo i miei principi e le mie regole, vado a cercare qualunque cosa io trovo. Per cui questa qua è una contraddizione in termini che dice: sì, tu fai pure con i tuoi principi, fai pure con le tue, però
devi metterti in ginocchio davanti al mio Dio assassino. Cioè, il metterti in ginocchio davanti al mio Dio assassino è l'unica possibilità che hai. Infatti, la rivelazione cristiana, cioè il mettersi in ginocchio davanti al Dio assassino, diventa il vero punto di aggancio e di confronto fra il pensatore filosofico e quello teologico. Per cui praticamente il Dio assassino è il centro fondamentale del mio discorso. Come tu ti metti in ginocchio, questa è la tua libertà, cioè tu puoi scegliere le modalità con le quali metterti in ginocchio davanti al mio Dio assassino. Però questo Dio assassino è l'unica verità che tu devi accettare, perché questa è l'unica verità, non può essere che una sola verità. La verità tuttavia, dice Wojtyla, non può essere che una sola, cioè il mio Dio assassino davanti al quale tu ti metti in ginocchio. Per cui dov'è la tua libertà? La tua libertà della ricerca, la libertà di seguire i tuoi principi, sta nel come ti metti in ginocchio. Come ti metti in ginocchio non mi interessa, sono fatti tuoi, però davanti a questa verità rivelata tu ti devi mettere in ginocchio. E questa è la cosa più aberrante che dice Wojtyla. Sì, beh, di bestialità ne hanno sempre detti i monoteisti in 2000 anni a questa parte. Io quasi per rispondere a questa frase vorrei citare un autore del IV secolo d.C., che è Massimo di Madaurus, che è stato un avversario di quel criminale che è stato Sant'Agostino. E rivolgendogli una lettera che logicamente non è stata mai tradotta in italiano, solo che recentemente su un'edizione limitata, al contrario delle opere criminali di Sant'Agostino, che è considerato uno dei padri della Chiesa, lui dice, fa, testuale, dimostrami infatti chi sia il Dio che voi cristiani rivendicate come un possesso esclusivo e immaginate di vedere presenti in luoghi nascosti. Noi infatti adoriamo le nostre divinità con preghiere devote alla luce del sole, davanti agli occhi e alle orecchie di tutti gli uomini, ce le propiziamo con vittime gradevoli e ci adoperiamo che tutti questi riti siano visti e apprezzati universalmente. Allora, cosa traducendo, diciamo, o facendo un'interpretazione di queste frasi, cosa dice, fa? Il valore delle cose non è dato da io che le determino, non sono io che dico, siccome c'è Dio, queste cose hanno valore. Le cose hanno valore in se stesse, devono essere manifeste, devono essere universali, e se hanno valore, se hanno un'importanza, se hanno un significato, è perché l'hanno all'interno e io lo faccio riconoscere, le persone lo riconoscono. Il discorso che fa da sempre, e non solo da adesso, la Chiesa Cattolica nella versione nostra che si va a dominare, è quello di dire, fa, qualsiasi porcheria che noi diciamo ha un valore, di conseguenza chi non si adegua a questo vuol dire che non è capace di trovarlo. Noi diciamo le cose sono positive in se stesse, di conseguenza se sono positive e sono manifeste tu sei in grado di capirle. Loro dicono, fa, siccome tu devi trovare Dio devi utilizzare la tua libertà, la tua conoscenza, la tua ragione solo per trovare questo Dio. Questo significa chiaramente predeterminare le cose e ridurle le cose, e significa dire noi siamo i detentori assoluti di questa possibilità, perché siamo noi che ti facciamo una comunicazione, sei tu che ti devi adeguare, non che noi possiamo entrare in discussione o essere contraddetti, no, perché noi siamo infallibili, noi rappresentiamo la Chiesa, noi rappresentiamo Dio, noi rappresentiamo Cristo, di conseguenza tu devi trovare quello che noi vogliamo. Logicamente il passaggio successivo è ben chiaro, e se tu non lo trovi c'è sempre l'inquisizione, al momento non lo applichiamo, se poi sarai così stupido impegnare la tua ragione e di non trovare Cristo, di non trovare Dio da nessuna parte, benissimo, sarai sicuramente un eretico, dovrai essere punito perché hai sprecato la tua ragione. Questo è il termine finale in cui vogliono arrivare i cristiani e la Chiesa Cattolica. Può sembrare assurdo, ma questo qua lo stanno preparando. È esattamente quello che sta dicendo Francesco, l'abbiamo nella preposizione che andiamo a leggere, la sesta. Infatti qui c'è un ci aspetta che sarebbe aspetta ai cristiani, tanto per una grande sfida che ci aspetta al termine di questo millennio è quella di saper compiere il passaggio tanto necessario quanto urgente dal fenomeno al fondamento. Cioè, cos'è l'operazione dei cristiani? Devono riprendere in mano il concetto di fenomeno, cioè il concetto di vita, e riportarlo a Dio, cioè rimettere Dio come elemento base, come causa prima di ogni fenomeno esistente. Se loro non riescono a fare questa operazione, gli va in culo tutto il discorso di fede e ragione. Perché? Perché la fede si è effettivamente posta come guinzaglio alla ragione, è necessario che la fede abbia un fondamento, e il fondamento della fede è il Dio padrone. Se il Dio padrone non è il fondamento della fede, la fede non può più mettere il guinzaglio alla ragione, perché la ragione va a cercare qualche altra causa per costruire se stessa. Per cui
i cristiani devono riuscire a rimettere il Dio padrone all'inizio dell'universo, il Dio padrone nel terrore biblico, nella variazione terrifica, non nella definizione filosofica, alla base del fenomeno, per riprendere in mano il discorso. Il problema è questo, che da 200 anni a questa parte, dalla Rivoluzione francese fino ad oggi, si sta aprendo invece proprio il discorso pagano, in cui è il mondo, l'esistente, il divino esistente, che va a costruire la coscienza universale. Cioè, la coscienza universale viene costruita da quanto esiste in questo momento attraverso le sue trasformazioni. Per cui le coscienze in questo momento e la ragione nella descrizione formale della forma e della rappresentazione non fa altro che a dilatare se stessa, a descrivere quanto esiste per andare a costruire la coscienza universale. Ebbene, il vero pero che hanno i cristiani in questo momento è di imporre la volontà del Dio padrone, per cui la verità, per riuscire a costringere le persone a ragionare solo nei termini di Dio e di fede e di assoggettamento. Questa è la vera sfida che hanno di fronte. Sì, il fatto stesso di usare il termine sfida chiaramente implica un combattimento, implica un concetto di lotta. Io non direi mai a un altro pagano ti sfido, io direi conosciamo, ho la conoscenza, ho la necessità di capire il tuo Dio o di vedere il tuo Dio, ma non vieni a sfidare. Io dico, sei un pagano, parla sempre di necessità, sì, di percepire la divinità. Sfida, vivere per sfida, cioè però, vivere però, la contraddizione però, della vita. Sì, vabbè, d'accordo, però è sempre un discorso personale, non sfidato, certo, verso gli altri. Cioè, io come pagano devo esistere, devo creare la mia esistenza e posso sfidare alcune cose, ma è sempre un problema mio. Non posso porre a livello di religione, cioè noi pagani dobbiamo sfidare questo, o il paganesimo deve sfidare questo. Anche perché non ne abbiamo bisogno. Esatto, non ne abbiamo bisogno. E di conseguenza è già significativo che poi usi il termine fondamento, perché passo da fondamento, è chiaro, a fondamentalismo, di perciò quello che fanno i talebani o che fanno i fondamentalisti islamici in Algeria non è lontano dalle loro menti e dai loro cuori, è nelle loro possibilità e nelle loro volontà, è che nell'immediato non gli è possibile. Però il loro fondamento è quello, cioè il portare il fondamento alla concezione di Dio dei cristiani diventa pericoloso. Io non dirò mai a un altro devi portare al fondamento della tua esistenza un Dio. Io dirò porta l'esistenza ai tuoi fondamenti, il tuo fondamento, il tuo essere, la tua conoscenza, la tua divinità, ma non una divinità esterna. Cioè non devi mai sottometterti a una divinità, che sia una divinità cristiana o pagana, mai. No, cammini assieme, non ti sottometti mai. O sei alla pari, o altrimenti questa divinità non va né riconosciuta né affrontata. Ma questo è sempre un classico del discorso proprio monoteista. E, citando un altro autore, l'ho scritto negli anni 50, il cristiano rivolge la bramosia di vendetta contro se stesso, perché ogni sentimento che non corrisponde al suo ideale può vedere solo in lui un atto di malvagità. Praticamente loro con questo discorso dicono chiaramente, se tu non sei capace di fare questo, noi ti sfidiamo e ti obbligheremo a essere riportato al fondamento del fenomeno cristiano. E questo è un discorso pericoloso, perché se noi agganciamo ai comportamenti che sono stati tenuti anche negli ultimi giorni per quanto riguarda l'aborto e la scuola cattolica, è ben chiaro che la loro sfida non è da poco. E andiamo a un'altra preposizione che va letta sempre dal punto di vista dei cristiani. Una delle maggiori minacce per i cristiani, cioè per chi crede, per chi ha la fede in questo fine secolo, è la tentazione della disperazione. Cioè il cristiano è disperato. La rivelazione divina cosa gli diceva? Devi metterti in ginocchio, io sono il tuo Dio padrone, tu ti metti in ginocchio. Se gli prometteva il paradiso, gli prometteva la risurrezione, gli prometteva un sacco di cazzate, e sono cazzate, e i cristiani si stanno rendendo conto a livello endemico che sono delle cazzate, però non sanno come affrontare la vita. Cioè sono stati talmente condizionati fino a quando erano bambini a questa credenza, a questo modo di credere, per cui una volta diventati adulti, anche se gli presenti cose diverse, una costruzione della vita diversa, un modo diverso di vedere il mondo, si sentono disperati. Perché? Perché ciò a cui loro erano stati condizionati in realtà non esiste. Per cui una delle maggiori minacce di questo fine secolo per i cristiani, per chi crede nel cristianesimo, è la tentazione della disperazione. È la distruzione di se stessi. In realtà il cristianesimo, essere in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra, è un atto di suicidio, cioè è un atto di distruzione.
Per cui essere in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra, farsi di eroina o buttarsi dal ponte è esattamente la stessa cosa. Sarebbe meglio forse che si buttassero dal ponte, dal mio punto di vista, farebbero meno danno agli altri. Purtroppo mettersi in ginocchio non è che ci si mette semplicemente in ginocchio, ma si costringono persone indifese a farlo. Cioè gli si dice quanto è bello essere in ginocchio, quanto è dolce essere in ginocchio, quanto è bellissimo essere in ginocchio. E così si costruisce la disperazione. Ma la disperazione è il cristianesimo, e cristianesimo e disperazione sono la stessa cosa. Sì, beh, il fatto stesso che poi anche continui a citare il corso di fine millennio, cioè significa chiaramente evocare la fine di qualcosa. Logicamente è la loro fine, soprattutto, però significa chiaramente incutere in chi crede nella follia del monoteismo la paura di un fine di un millennio. Prendo le telefonate fra 5 minuti. Sì, di conseguenza questo qua diventa già significativo, cioè nel senso, mi raggruppo il gregge creando la paura della minaccia, la paura della fine, la paura del termine di qualcosa. Logicamente è un sistema per ricompattare le truppe, per ricompattare i fedeli e lanciarli verso qualcosa. Cioè, questo insistere in maniera più pesante, minaccia, sfida, fine millennio, significa chiaramente lanciare un messaggio a quelle pecore, che effettivamente come loro si definiscono gregge, che sono i monoteisti, di raggrupparsi, proprio perché le minacce che vengono da fuori non sono minacce reali, ma sono minacce di libertà. Perché ricordo una frase che dicono i sacerdoti durante la messa, fa che il buon pastore li difende perché il lupo rapisce e disperde il gregge, non lo uccide. Perché il lupo per loro significa il discorso del paganesimo, difatti loro nella messa, se voi andate a vedere, dicono fa perché il lupo rapisce le pecore e disperde il gregge. E il lupo in questo caso lo vanno a significare proprio come capacità del paganesimo di liberare le pecore da una condizione, cioè dalla schiavitù. E questo insiste nelle minacce, necessità, fine millennio, ha un clima pesante. Telefonate fra 5 minuti, ecco. Per cui anche se chiamate non rispondo al telefono, fra 5 minuti rispondo al telefono. Sì. Scusa, l'ultima proposizione, sì, Francesco, d'accordo. Che è l'ultima contraddizione. Dice Wojtyla, verità e libertà o si coniugano insieme o insieme miseramente periscono. A tutti chiedo di guardare in profondità l'uomo. Allora, verità e libertà sono in contrapposizione. La libertà è ciò che un essere umano costruisce. La verità è il suo livello raggiunto che deve essere immediatamente rimosso. Per cui piegare l'essere umano ad una verità significa negargli la libertà e negare il suo concetto di libertà. Per cui questa è una menzogna brutale che dice. E a tutti chiedo di guardare in profondità l'uomo. Io direi che a tutti chiedo di guardare il futuro che gli viene incontro, perché questo è l'unico modo per essere pagani. Vai Francesco, dopo prendiamo. Sì, ecco, io vorrei concludere appunto con una frase di un autore contemporaneo. E allora, cosa dice fa? Mentre il pagano conserva la sua dignità e in tutta la vita, sia in quella dell'esperienza che in quella della conoscenza, mentre aveva la forza di mantenere la distanza e il mondo era quindi per lui reale e plastico nel senso più vivo, il cristiano invece non fa che meditare sulla sua indegnità e si fa un onore, è l'unico, di riconoscere questa sua indegnità. Praticamente il cristianesimo è l'indegnità di se stessi, la mancanza di capacità, di possibilità di capire una propria esistenza e di realizzare la propria esistenza. Sì, bene. Possiamo andare via le telefonate. Possiamo andare via le telefonate e io concludo dicendo questo a Francesco. Il giornale Libération francese dice praticamente che il ragionamento finale di Wojtyla sullo scontro fra fede e ragione, concezione divulgata con pensiero debole, ecumenico, che tende a riconciliare le spaccature, così come durante il suo regno Giovanni Paolo II è riuscito a consolidare il nucleo classico del cattolicesimo a svantaggio dell'innovazione. Ricordiamo che ha cacciato via Boff, che faceva la teoria della liberazione, ha cacciato via un sacco di gente. Per cui praticamente anche Liberation dice che questo pensiero è una puttanata, cioè non verrebbe mai alla Sorbona a insegnare un personaggio del genere. Per il Vaticano non sono mai uscite cose intelligenti, perciò non c'è un problema nel riconoscere che anche questa volta il giudizio è vero. Ciao Claudio, ciao Francesco. Venendo a casa ho meditato un po', mi è venuta una definizione strana. Per me scrivere la storia del tempo è solo arroganza. Cioè datare, dare una storia assoluta, perché noi altri pretendiamo di averla assoluta, non relativa, perché dare, dico, tengo a mente una data, va bene, mi va bene, mi può andare bene, ma avere l'arroganza di scrivere la storia del tempo,
Mi spiego? Partendo da 2, 3, 4, 5, 6, 10 mila anni, ma cosa sono, dico io? È l'arroganza proprio di datare il tempo con un proverbio, con un dogma, con dire questo da qui parte anche fine millennio, ma cos'è? No, dimmi cos'è, cosa vuol dire? Cosa vuol dire fine millennio? Ma è una cosa convenzionale che non conta un cazzo. È vero? Non conta un cazzo, perché a me, se non avessi neanche il minimo di cultura che ho io, proprio il minimo, no? Cosa me ne frega quando io respiro al mattino, mangio, bevo, vado a letto, adesso si scandalizzeranno i ben pensanti. Beh, a un certo punto, per me, io sono ancora dell'avviso, meglio un asino vivo che un dottore morto. Dire dottore della chiesa, dire pedagogo, dire filantropo, dire quello cazzo che volete, però io dico una cosa, proprio all'essenziale, proprio in sintesi, cosa me ne frega? Allora veramente io dico, adoro il sole, tu che mi dai la vita, indipendentemente che abbia letto libri o no, io sono riconoscente a quello che mi dà qualcosa. Basta, ho finito la mia cazzata. Perfetto. L'ho finita. Però vivo, respiro e non me ne fotte niente dei 2000 anni o dei 10.000 anni. E abbraccio solamente quello che dice, io sento dentro al bosco la brezza, sento il calore del sole, sento il profumo dei fiori, non me ne fotte da dove vengono. Ringrazio il fiore. Certo. Perché devo andare all'origine di chi l'ha fatto? Ciao, ti ciao, saluto. Ciao Paolo, ciao. Vi abbraccio tutti e due, ciao. Te, ciao. Vabbè, Giampaolo, il tuo discorso è stato perfetto. Qui abbiamo Nico che ci stava parlando alle spalle. No, in effetti è condivisibile il discorso di Giampaolo, nel senso che ciò che è reale, ciò che c'è reale davanti a noi è l'unica cosa che noi possiamo guardare in faccia, tipo Nico, per esempio. Adesso io sto adorando Nico, nel senso che parlo a Nico, adorare, no? È ad è verso, orare è parlare. Parlare a Nico vuol dire adorare Nico, per cui noi stiamo adorando Nico in questo momento. Più concreto e non dire le castronate che detto oggi dalle 2 alle 3 che mi manchi, non mi metti il capotto, non so parlare, che io sotto manina, porco Dina. Vabbè, ricordiamo che i precedenti di Voitila di ste cazzate che ha sparato con fede e ragione, li ritroviamo in Leone XIII, che inventò la neoscolastica. In pratica il gradito sta a tendere a studiarvi Tommaso d'Aquino. Mi raccomando, andate a studiare di Tommaso d'Aquino. Va bene, io continuo con le telefonate e va bene. Sì, beh, ricordo sempre il numero telefonico per chi vuole intervenire, che è 049 700 700. Sì, buongiorno. Sì, buondì. Ascolta, sono d'accordo perfettamente con quello che ha detto Paolo, però mi pare che Paolo non sia d'accordo, non vorrei sbagliare, con quello che ha detto voi altri in parte. E in parte non mi pare di essere molto d'accordo neanche a me. Secondo me, te dovresti avere dei problemi di vasorestrizione, secondo me. Sì, beh, no, indubbiamente. No, probabilmente, perché il tuo cervello può arrivare fino là. Comunque non sei un'offesa. No, cioè, vabbè, okay. Mi ti dico, so Antonio, ciao, cioè, ciao, no, penso come ti una volta te me che sarà al telefono in faccia. Sì, ma penso che sarò ancora. Senza poterti rispondere. Va bene, io puoi fare un'altra volta. No, appunto. Ciao, sono d'accordo anch'io che se Claudio lo sbatte il telefono in faccia, approvo. Se mi telefonate dicendo che sono fuori di testa, è chiaro che butto sul telefono, cioè mi sembra il minimo indispensabile, no? Cioè, se avete bisogno di dire a me che sono fuori di testa, è chiaro, mi telefonate e butto sul telefono. Mi sembra abbastanza ovvio questo. È chiaro che viene dato fastidio a ogni cristiano, a ogni cattolico, che sarà pronto a offendere perché la sua incapacità mentale arriva fino là, cioè mettere in ginocchio bambini davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra è una roba talmente squallida, talmente sporca che non sì, ha bisogno. Ma tra fondo è classico dei cristiani, non hanno l'incapacità di proporre qualcosa, di affermare qualcosa. Se non accetti la sottomissione al loro ideale assurdo, al loro falso Dio, al loro inesistente Cristo, sono immediatamente pronti ad attaccarti, a distruggerti. E di questo è chiaro che è proprio il comportamento di un cristiano che è un comportamento negativo. Parlo con la 9 a 5, sì.
Senti, volevo farti una domanda. Dimmi. Tu di che religione sei, scusa? Sono pagano. Sei pagano?